Biagio Pittaro, autore di Umana Commedia, è nato a Rapolla il 6 ottobre del 1944. Attualmente vive a Città della Pieve. In questa intervista ci parla un po' di sé e dell'interessante argomento del suo saggio, La mente umana. Ci parli un po' di lei, signor Pittaro. C'è poco da dire. Ho avuto una vita sempre di corsa. Ho lavorato per 46 anni nella scuola pubblica. Sì. Ho fatto l'insegnante elementare, ho fatto il professore di storia e filosofia, il preside. Mi sono sposato, ho tre figli, grandi adesso. Mi piace fare sport, mi piace ancora, sono andato tantissimo in bicicletta, adesso corro a piedi. Sono una persona curiosa, leggo tantissimo e adesso collaboro con la Libera Università di Città della Pieve, dove insegno storia contemporanea. E da dove è nata l'idea del suo libro? L'idea del mio libro è nata da... prenoto da un mio background, dal fatto che insegnavo storia e filosofia. Sì. E quindi, diciamo, con l'antropologia avevo sempre avuto a che fare con le considerazioni sull'uomo, perché ogni filosofia ha implicito una concezione dell'uomo. Certo. Per forza di cose. E mi rendevo conto della parzialità, dell'insufficienza di queste condizioni dell'uomo, e soprattutto mi rendevo conto che c'era stata una rivoluzione nel 1859 con la pubblicazione delle origini delle specie viventi, e che il messaggio implicito in quella rivoluzione della biologia non era ancora stato capito non era ancora presente a livello di cultura, di media cultura. E quindi sono partito di lì, ho approfondito quel tipo di messaggio. E ho approfondito le tematiche relative alla psicologia, alla neurobiologia, per capire perché l'uomo si comporta in un certo modo. Quindi la risposta l'ho trovata in un bellissimo libro di Christian de Dube, che ho citato nel mio saggio, che è un biologo francese che ha vinto il premio Nobel nell'85 per la medicina. Sì. Il quale dice molto semplicemente: l'uomo è quello che è perché la selezione naturale ha privilegiato determinate caratteristiche, soprattutto il guardare un poco verso il futuro, il pensare a riprodursi, sì, e può legarsi a un piccolo territorio, a pochi amici, a un gruppo, e questo ha fatto la sua fortuna. Ora, queste caratteristiche non bastano più. E comunque abbiamo gli strumenti, e il messaggio positivo che ho messo nel mio libro è che abbiamo gli strumenti oggi per affrontarli. Abbiamo la logica, abbiamo la matematica, la statistica, abbiamo le scienze, tutto il ventaglio delle scienze, certo. Abbiamo l'etica, abbiamo l'etica, anzi meglio, abbiamo le religioni, abbiamo l'arte. Quindi abbiamo un ventaglio di strumenti che ci possono aiutare ad affrontare questo problema, i problemi che abbiamo di fronte. Passiamo alla prossima domanda. Le volevo chiedere quanto tempo ha impiegato tra ricerche e letture a scrivere il suo saggio? Beh, qui sono confluite molte letture che avevo fatto anche precedentemente. Sì. Poi ho seguito questo percorso tematico per 2 anni, circa 2 o 3 anni, e poi l'ho scritto in tempo relativamente breve, perché ci pensavo continuamente, perché scrivere era la cosa più semplice del mondo. E i suoi colleghi, i suoi familiari, sua moglie e i suoi figli hanno letto il libro? Sì, i miei figli sì, mia moglie no, per partito presto, perché ne ho sottratto troppo tempo. E i suoi figli cosa hanno pensato una volta letto il libro? Cosa Sì, l'apprezzano. È davvero. Sono stati i miei primi critici severi. Poi le chiedo di riassumere in una frase cosa rappresenta questo saggio per lei, cosa vorrebbe che rappresentasse per chi lo legge? Per me, anche se mi auguro di vivere ancora a lungo e di scrivere anche altro, sì, diciamo il mio testamento spirituale. E per gli altri è un aiuto a liberare la mente, è un aiuto a diventare critici, è un aiuto a crescere come persone, è un aiuto a
ad aprirsi agli altri, a rendersi disponibili, a liberarsi dagli schemi, dai precostituiti, dai pregiudizi, dagli stereotipi. Ecco. Umana Commedia di Biagio Pittaro è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.